Oggi non ci saranno grattachecchi che fichetto! In compenso, ecco la live de... LA BOTTEGA PIRATA! Eieieiei! Buongiorno, buongiorno! Siamo in live... Benvenuti nella Bottega Pirata con un grandissimo ospite, grazie Fabrizio Mazzotta. Benvenuto oggi in questa puntata della Voce del Mare, rubrica che parlerà di doppiaggio e di tutto ciò che concerne sempre, ovviamente, con uno sguardo alla cross medialità. Ma perché oggi abbiamo chiamato Fabrizio? O oltre ad essere uno storico doppiatore della nostra infanzia, basti pensare che lo possiamo ritrovare. In tutte quelle che sono eh, le animazioni storiche, sempre, del, um, di, quelli che sono i nostri cartoni preferiti. Basti pensare a Eros, Crasti, to Puffo Tontolone. Cartoni e infanzia non solo, ragazzi, non perché solo. diciamo che il motivo per cui oggi siamo qua a intervistare Fabrizio, come dice bene Ricky, è che... Questa è una voce che ci ha accompagnato nella nostra infanzia, ma è una voce di un artista e di un lavoratore che non solo con la sua voce, appunto, ha accompagnato animazione, televisione e un pezzo della nostra vita, della, di quello che è la storia dell'intrattenimento italiano. Ma ah, quante belle parole, grazie, grazie. Figurati. Ma no, questo semplicemente. Mi è un stare qui. È un piacere essere qui e grazie per l'invito. Il piacere è tutto nostro, no, grazie Fabrizio. Grazie, Fabrizio. Anche perché appunto eh, Riccardo diceva giustamente, in realtà noi siamo qui per parlare dell'oggi, oltre che dello ieri. Quindi ecco, però lascerei appunto la parola a Riccardo che è molto più eh, preparato di me su questo argomento. Quindi prego. Beh, innanzitutto volevo ancora ringraziarti e per quanto riguarda l'oggi... Io mh, mi sento un attimo eh, di chiederti eh, della tua candidatu candidatura alle voci animate come eh, miglior direttore del doppiaggio. Ci potevi un attimino parlare di quello che era il tuo. Uno scursus, molto brevemente della tua carriera? Quando è iniziato? Come è iniziato? Perché hai iniziato, Fabrizio? Allora, ho iniziato casualmente, o forse no, e poi vi spiego, vi spiego perché questa è incognita. Allora, ho iniziato casualmente perché ehm, ero al mare, ero bambino, ero al mare e a me piaceva molto chiacchierare con, con i vicini di ombrellone, eh, fare passeggiate, ero molto estroverso. E ehm, chiacchierando, chiacchierando ho conosciuto un aiuto regista. Che disse a mia madre: Guardi, suo figlio lo vedo molto, molto sciolto, spontaneo eh, alla Rai di Via Deulata. Fanno dei provini per degli spot eh, per la pizza surgelata, prodotto che all'epoca in Italia era assolutamente sconosciuto. Eh, quindi diceva questo autoregista a mia madre: Se vuole, provi a portare il suo figlio eh, al provino. Eh, se lo scelgono, eh, può essere insomma un avvio per un, una professione, chi lo sa. Mia madre, come tutte le mamme, ah sì, mio figlio in tv. E quindi mi porta a fare questo provino e lo vinco. Lo vinco, poi da lì appunto comincia tutta, tutta una serie di, 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 di agganci, di conoscenze, di persone, per cui comincio a fare eh, in maniera continuativa la professione di attore, di, di, di piccolo attore, di bambino attore. Ho fatto, all'epoca si chiamavano caroselli. Ah, quindi gli, gli spot pubblicitari, ora si chiamano, certo. i caroselli, gli sceneggiati, ovvero sia le fiction di oggi, eh, cinema, televisione e quant'altro. A un certo punto c'era l'esigenza di doppiarmi da solo e quindi ho conosciuto l'ambiente del doppiaggio. E a me piaceva molto di più rispetto a stare davanti alla, alla cinepresa e quindi lì sono rimasto e ho continuato, diciamo, questo percorso professionale. Ho detto forse casualmente, o forse no, perché a me, fin, fin da bambino, manca ma adesso, a me piace raccontare. E quindi questo racconto lo faccio tramite i fumetti, il disegno o tramite appunto le mie voci. E quindi ecco, mi, mi piace, sono un affabulatore, mettiamola così. Perché infatti ricordiamo che tu, oltre ad essere storico doppiatore, sei anche un fumettista. Che tu sei un, bene, sì. un artista a 360 gradi. Arriveremo ci, arriveremo, ci arriveremo. Bene, bene. Perché io prima di, fa di voler fare l'attore, anzi che non l'ho mai voluto in realtà, io proprio eh, volevo fare i fumetti. Bene, quindi diciamo per, per eh, tirare un po' una linea di quello che ci stai dicendo, noi possiamo dire quindi che cominci con ehm, i caroselli, quindi con gli spot televisivi. E quindi con un approccio poi al doppiaggio, grazie alla RAI, diciamo, con, per, per iniziare. Eh sì, insomma, grazie, grazie a diverse cose, al cinema, eh, alla televisione. All sì. Sì, sì, sì. Bene, bene. E, e, e così poi ripasso subito la parola a Ricky per parlare invece dell'oggi, il premio alla um, voce del doppiaggio. No, uh, sì, no, le, le voci animate, animate. scusate. Voci animate. Sì. Voci animate per il quale sei candidato come direttore del doppiaggio, è invece per un'opera più che attuale. qual è Cosa ci puoi dire a proposito di quest'opera dell'oggi che magari sta seguendo qualcuno proprio in questo momento? Allora io intanto, così ricordiamolo per chi, per chi magari può giustamente non saperlo, io eh, da alcuni anni, più che eh, lavorare davanti a Legio come attore doppiatore, da alcuni anni sono, come dire, dalla, dalla barriera opposta e sono direttore di doppiaggio. E, per Voce Animate sono candidato come direttore di doppiaggio per una serie TV bellissima e tra l'altro in patria ultra premiata, ha vinto diversi Golden Globe, eh, Grammy Awards, eh, tantissimi premi. E la serie TV si chiama La Meravigliosa Signora Maisel, che va in onda su Amazon Prime Video. E non so cosa dire, la serie è bellissima, io ce l'ho nel cuore, I, i miei doppiatori sono tutti bravissimi e più di una volta sono stati candidati, eh, a volte io, a volte appunto i doppiatori, come in diversi festival del doppiaggio. E non ultimo questo, questo festival online per ora di voci animate, dove io sono candidato e insieme a me ci sono altri colleghi ovviamente. Bene, bene, il fatto è che comunque la fantastica signora Maisel, a parte essere una serie bellissima e poi scritta dalla sceneggiatrice di una mamma per amica, io esatto. l'ho già detto in privato anche a Fabrizio, ma lo ripeto anche adesso, vedendo tutte e tre le stagioni, perché sono in pari, sì ragazzi, recuperatela se ne avete il tempo. Recuperatela. Assolutamente, perché io ho visto... Le, tutte e tre le stagioni, solo che mh, le prime due l'ho viste in, uh, in italiano e la terza l'ho vista in originale. E io, per il mio gusto personale, almeno. La terza in originale non mi ha fatto ridere come la, le altre due. Ed è incredibile il <ride> lavoro che c'è stato dietro <ride> di adattamento. Io È un gran complimento se posso. Rinserirmi sono molto d'accordo con Riccardo perché io spesso mi trovo a litigare, per modo di dire, con molti coetanei che vivono come una religione il fatto che le serie originali, soprattutto se si parla di animazione, aggiungerei soprattutto se si parla anche di serie comunque ironiche, comiche o politiche, tendono a decantare quanto in lingua originale un prodotto sia. Maggiormente fruibile o migliore a prescindere. Io più volte mi sono ritrovato, come questo esempio di Riccardo rappresenta benissimo invece, a non dare allo stesso modo lo stesso apprezzamento che avrei dato a una serie in lingua originale, dove sicuramente posso apprezzare magari una prova attoriale, due prove attoriali. Rispetto però ad altri adattamenti di serie tv, di film, che hanno una direzione di doppiaggio che è specificatamente studiata per quella che è la chiave comica ironica che a volte riesce anche a migliorare dal punto di vista qui nettamente dell'adattamento ovviamente l'opera originale questo era un, è un tabù un po' oggi, eppure è così guarda Tiziano, quello che dici è, è oggettivamente vero, io direi che però globalmente la versione originale e il doppiaggio sono, stolino l'ovvio, sono semplicemente due cose differenti e che oltretutto secondo me non sono nemmeno in contrasto l'una con l'altra, perché ormai tutti noi abbiamo la possibilità, con Sky, Netflix, Amazon, ma anche con la Rai per alcuni programmi, di vedere il programma in lingua originale se si vuole, e va benissimo. Il doppiaggio è un, come dire, un servizio in più, un surplus, e siccome si parla di recitazione e, e di recitare è un'arte. Secondo me, se un doppiaggio è fatto bene è come dire ha un valore artistico. Per cui perché buttarlo via? È una cosa in più. Se vuoi, eh, ascolti il programma in versione doppiata. Se no, no, va benissimo lo stesso. È un servizio che viene dato a tutti. Poi noi dobbiamo sempre pensare: anche qui eh, dico altro vietà, ma insomma che a volte ci sono programmi, che ne so, in coreano, in finlandese, in, in polacco, e non tutti sanno queste lingue. Certo. certo. Ovviamente nessuno andrebbe a leggere Dostoievski in, in originale, perché ovviamente... Eh, certo, sì, lo puoi anche fare, per carità, ripeto, se non è nessuno di punto di vista... Eh, sì, esatto. Per cui il doppiaggio è un servizio, e oltretutto, siccome il doppiaggio italiano è vera questa cosa qua, che anche secondo me è il migliore del mondo, diciamo uno dei migliori al mondo, perché è fatto veramente da, 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 da grandi attori, da bravissimi attori, e secondo me è un piacere sentirlo quando è fatto bene. Come tutte le cose ci sono prodotti fatti bene, altri fatti molto bene, altri che fanno schifo, eh, però in linea di massima mh, eh, trovo proprio il, il concetto del doppiaggio molto... Molto utile e assolutamente di valore. Infatti, ci eh, dicono ci città, delle cose veramente. Ci dicono, di, 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 ci dicono dalla artistica. chat che lo stesso concetto vale per le traduzioni letterarie, appunto, perché una traduzione non è la stessa identica cosa che viene espressa nel testo originale, ma una versione adattata che si basa sulla cultura e la lingua dei riceventi, come dice giustamente. Eh, questo messaggio in chat e questo è se... molto attuale io ricordo un cartone animato adesso non, non il titolo non me lo ricordo però a un certo punto i due personaggi dicevano ah, alzavano lo sguardo al cielo e dicevano ah, guarda che bel coniglio diceva che, che no. diavolo sì che, è esatto cosa e lì ovviamente lo devi adattare eh. Eh, spiegazione in giappone la luna piena per loro ha la forma di un, di un coniglio. Ah, e in effetti, okay. eh, poi tutto sta a vedere, in effetti se vai a vedere è vero, ci puoi scorgere Lo un coniglio. Per esempio, viene associata nei cartoni occidentali invece al formaggio, no? che si dice che o esatto. la, 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 la faccia di una piena, un formaggio. E mi ricordo che adattai con, guarda che, mh, che faccia, che non mi ricordo, però ovviamente ho dovuto adattare questa espressione al... Eh, al mercato occidentale, ovviamente, perché io devo rendere un servizio al pubblico e devo far godere del, 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 del prodotto al pubblico. Perché già in un libro, comunque, è, come dire: è scocciante che ti fermi su un passaggio e non lo capisci bene e devi magari tornare a leggere un brano perché non capisci bene. Ancora più fastidioso è se tu mentre guardi una cosa in televisione e, e tutto è molto più, più serrato, se non capisci una cosa, non hai un sottotitolo, non hai una nota a pie pagina, tutto deve essere immediato, deve essere tutto comprensibile. E quindi devi far, ehm, devi far godere dello, del prodotto il pubblico, non, non ci possono stare dei, dei salti, delle interruzioni. Il tuo concetto, Fabrizio, e poi mi taccio. Mi sembra perfettamente ascrivibile. Io lo, lo vedo perché ho provato a, a scrivere e ho studiato quello che è eh, la letteratura per ragazzi, sia come fumetti che romanzi. E secondo me, questo discorso sull'adattibilità e sulla fruizione di chi riceve i messaggi nell'animazione per l'infanzia o comunque nei prodotti per l'infanzia è ancora più. È evidente, perché tante volte se noi facciamo il confronto proprio con le serie animate anche che amiamo anche alcune con cui hai lavorato, ci arriveremo: è, è in realtà l'adattamento italiano supera di gran lunga l'enfasi, la verve recitativa che si trova in tanti prodotti, soprattutto rivolti ai più giovani eh, esteri. Quindi, secondo me, dipende tanto dal prodotto mh, di riferimento, però è assolutamente evidente. Sì, 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 eh, è così, ti do ragione. Eh, ovviamente, appunto, cioè, per me sono cose normali, ma ovviamente ogni prodotto va adattato al mercato di riferimento. Il chat già e... chi chiama a cannarsi della situazione, ci arriveremo anche a Vabbè, quello. Sì. Non... Sì. Va bene, <ride> ci arriveremo. <ride> Ecco Ricky, però andiamo avanti, se no io ci perdiamo subito, scusate, io, io taccio la mia marzullinosità. Che, <ride> che grande termine aulico, Tiziano. Eh no, io, <ride> guarda, più che altro, mh, tornando a quella che è la tua carriera, i tuoi ruoli, io un attimino volevo chiederti qual è il personaggio al quale sei più legato e qual è il personaggio che secondo te... Ha reso più iconica la tua voce, guarda, forse si, si uniscono le due cose. Credo che sia Eros di Pollon. Era un personaggio che io ho adorato eh, doppiare. Tant'è che insomma dico spesso che in originale non era molto divertente, o perlomeno a me non divertiva. Eh, Divertivano le situazioni, di disegni, ma come doppiaggio non mi divertiva. E siccome il lavoro del doppiatore è rifare quello che fa un originale, io all'inizio, come giusto che sia, andavo appresso al, uh, all'originale giapponese, ma non mi divertivo io a lavorarci. E c'era questa, questa cosa strana per cui vedevo le situazioni divertentissime. Il cartone divertente, ma io non mi divertivo, cioè, oh no ragazzi non si può. Allora a un certo punto l'ho fatto un po' mio, ho inventato io una voce, l'ho caratterizzato, l'ho esaltato e io mi sono divertito e evidentemente questa, questa energia traspare perché poi a distanza di 40 anni è ancora un personaggio iconico, come dicevi. Che però comunque molti direbbero Crassi il clown addirittura. E invece Eros... Secondo te io però sono so prima che Ricky va avanti, Ricky, dici tu qual è il personaggio con cui hai conosciuto la voce? Beh, guarda, di al di Fa... là del fatto che ehm, io, come tutti, ho conosciuto la voce di Fabrizio. Grazie ai Simpson, ti dirò: io no. secondo me, il, um, il ruolo che forse, per, per quanto riguarda me, ti è più riuscito, nel senso fra. Tutti quelli eh, della tua carriera, è forse Manu di TTF. Ma dai, <ride> che <a> me è! <ride> carina questa cosa! Carina. <ride> Beh, anche lì mi sono divertito, eh. non me lo ricordavo sul momento, mi sono divertito, sì, anche perché era una serie a fumetti, eh, tratta da dei fumetti che conoscevo bene. Eh, Zap, l'autore, eh, lo trovo insomma, molto divertente specialmente nei fumetti adulti, più che su Titef, ma lui ha un grande successo in Francia, per cui quando sono arrivati i cartoni animati e dovevo doppiare uno dei protagonisti, sono stato contentissimo, e anche lì proprio ci ho messo molta, molta energia, molta, molto piacere nel doppiarlo. Io invece, se devo associare la tua voce a un personaggio, devo associarti davvero alla mia infanzia, quando ancora i Simpson non li guardavo, e io ho scoperto, grazie a te, che i cartoni animati hanno una voce. Perché per me, guardare <ride> i puffi doppiati con il tuo doppiaggio voleva, guard voleva dire guardare i puffi moderni, i miei puffi. Se mi capitavano degli episodi vecchi, degli anni Ottanta, magari di mia sorella, e non sentivo la tua voce, io capivo anche da piccolo che quelli non erano i puffi al quale ero abituato io. Quindi in realtà... Io, è grazie a Puffo Tontolone, che ho scoperto che il doppiaggio non solo è un lavoro, ma è anche un'arte perché dà quel, quella cosa in più. però se ti devo dire invece i miei di personaggi con i quali sono più legato, sono uno che spero di rivedere a brevissimo, visto la nuova serie che ha prodotto Hulu, e cioè il nostro Mignolo, su cui spero in sì, originale Pinchi, sì. e l'altro è quello che troppo poco spesso viene celebrato ma è a mia opinione la spalla Disney per eccellenza e cioè Iago Di Giafara con eh, <ride> cui è un grande personaggio ma lì, lì hai creato veramente un qualcosa dove non per forza c'era nonostante anche il doppiaggio originale guarda per Pinky è stata una, una lavorazione faticosissima Innanzitutto, vabbè, ehm, quando arrivarono gli Animanix in Italia, eh, Spielberg chiese i provini ai doppiatori italiani, a diversi ah, doppiatori no. italiani. Eh, io ero in Lizza con tantissimi altri bravissimi colleghi e eh, eh, ho fatto questo provino. Passavano i giorni, le settimane, i mesi, ma non si sapeva niente, né in un senso né nell'altro, né che avessi vinto il provino o meno. Alla fine eh, mi comunico che il, che il provino l'ho vinto. E Spielberg disse ok mi ha sentito Spielberg ha dato eh, l'ok okay Spielberg io questa cosa contentissimo me la rivendo sempre perché oh Spielberg dice ok è no. eh, eh, fu un'operazione però faticosissima perché come dicevo prima eh, il doppiatore deve eh, seguire l'originale io quindi seguivo il doppiatore originale di Pinky di Mignolo che è eh, Rob Paulsen Ragazzi, che è un attore bravissimo, 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 bravissimo. Se andate in rete su YouTube, vedete delle sue clip. Fa delle cose sensazionali e io facevo veramente fatica a stargli appresso perché ripeto: per me è un dio, è un dio del doppiaggio. Ma mi piacerebbe incontrarlo per stringergli la io mano. Ho controllato velocemente anche lui, è una voce storica del doppiaggio in sì, America. Certo, troviamo... Sì, sì. Ninja, The Mask. Appunto, Animaniacs anche ma... Simpson, faccio più le cose di Simpson, credo Beh, quindi eh, un, collega, un collega. No, io sono, sono un pulviscolo rispetto a lui. E quindi fa una lavorazione faticosissima. E, e quindi sono contento che torno questi Animaniacs e Pink e Debray. Il mignolo e prof. E, però non so se Netflix comprerà la serie in Italia, non so dove lo doppieranno forse a Milano, forse a Roma, chi lo sa. Non so, qualora venisse doppiata a Roma, se mi richiameranno. E... Ui, 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 e ui, mi la so. Fabrizio, ma io non credo possa esistere un mignolo, sento il tuo dacchio. Da oh. <ride> ti ringrazio, ma il mondo del doppiaggio è molto strano, per cui non do mai nulla per scontato. Ma infatti... Allora incrociamo le dita, eh, la bottega pirata lancia questa campagna... Mignolo, il vero mignolo dice D'Acchio. No, Dacchio? ma no, con la M, con la M di Napoli era Nacchio. Ah, Nacchio, non D'Acchio. Da... Era un Nacchio. effetto Nacchio. Mandela. E invece, come sì. hai detto tu Fabrizio, mi volevo un attimino ricollegare a mh, quello che era l'aspetto più artigianale del, del doppiaggio, ovvero che, come hai accennato un istante fa, c'è questa... Mh, No, discrepanza. Questa settorialità fra il doppiaggio a Roma e quello a Milano, perché rispetto a Roma, a Milano si doppia molta più animazione rispetto alla capitale, sì. ovviamente. Come mai sì, questo, sì, sì, sì. Mh, questa scelta, se posso chiederti, cosa, cosa spinge a Milano a doppiare più animazioni rispetto alla capitale? Ma allora non so bene storicamente come è nata questa cosa. So che a un certo punto Mediaset, eh, che aveva appunto a un certo punto eh, Canale 5, Italia 1, Rete 4. Eh, All'epoca si compravano tantissime produzioni, sia diciamo di serial TV che cartoni animati. E Mediaset a un certo punto, proprio per, per praticità, per esigenze, per non so, per mh, eh, contrattazioni adesso non so dire, però eh, all'epoca nacque proprio un polo milanese di doppiaggio, che, cosa che prima non era mai avvenuta, poi è avvenuta tramite le bruzzole Netflix, eh, scusate, Mediaset, mi ricordo Pepero, eh, Danguard e così via. E, e quindi appunto hanno creato attori o addirittura alcuni erano all'epoca anche giornalisti che si improvvisavano doppiatori. E poi mano a mano ovviamente nel corso degli anni eh, c'è stata un'evoluzione anche qualitativa e per cui anche oggi comunque abbiamo eh, bravi colleghi eh, di Milano. Eh, poi sai cos'è? Che spesso la committenza chiede però eh, lavorazioni più serie, più importanti, eh, doppiatori di Roma perché... Più esperti, più, più, più esperienza mm, centennale ormai nel sì, esperienza ventennale, eh, secondo me. Adesso, faccio eh, come dire: Parlo globalmente, faccio il terbo a un fascio perché ovviamente eh, c'è caso e caso. Eh, a Milano, purtroppo, tutta una serie di cose, appunto, che va a capire perché sono abituati a doppiare molti cartoni animati. Per cui, hanno un modo di approcciarsi a qualsiasi prodotto. A mio avviso, ehm, artefatto. Anche quando senti un telefilm parlo sempre in linea di massima. Eh? Eh, poi ci sono eh, delle varianti. Ma anche quando senti un telefilm, eh, non sai mai se è un creatore animato o un telefilm se sei all'altra stanza. Invece a Roma comunque abbiamo doppiatori di esperienza e anche di talento, come non so. Emanuele Rossi, eh, Francesco Pannofino, eh, Stefano Crescentini, Dumitilla D'Amico, eh, che sono, ecco, sono duttili, sono duttili. Io questa duttilità, parlo sempre in linea di massima, eh, nei colleghi di Milano non la vedo, non vuol dire che non siano bravi, eh? fanno benissimo il loro, eh, loro mestiere, la loro professione, ma spesso manca... Quella scintilla in più che invece si ritrova in, in più doppiatori di Roma, non in tutti. Ma questo è in riferimento al fatto che, comunque, oggigiorno prima era un lavoro di artigianato il doppiaggio, adesso, con i tempi molto più ristretti, dici che anche questo influisce molto sulla qualità del, dei lavori di per sé? Sì, sì sicuramente sì. E, eh, a parte che al di là da sempre. Tra doppiare un film cinematografico o televisivo e un cartone animato ci si mette molta più cura, tempo e soldi anche nel doppiare il film piuttosto che il cartone. Il cartone si va più veloce. A Milano vanno velocissimi, proprio all'epoca, negli anni Ottanta, hanno proprio fatto questa, questo modo di lavorare velocissimo, eh, che poi, eh, poi però sta cosa l'ha presa un po' anche Roma, devo dire. Eh, però ecco chiaramente se tu vai veloce eh, butti un po' via la recitazione. E io riporto qualche animo dalla chat, giusto per <ride> rendere partecipi anche chi ci segue. Vi viene augurata una buona sera, una buona domenica, intanto la gente si felicita per il mignolo e a parte cannarsi c'era chi chiedeva poi se, ci, se ti va di raccontarci se magari è grazie a Dragon Ball che quindi poi sei arrivato in media ai Simpson o come magari sei entrato nell'ambito Simpson o qualche racconto specifico particolare sull'esperienza Crusty che secondo te no. merita di essere raccontato. Sì, 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 sì. sì. Allora no, io eh, Dragon Ball eh, tra l'altro io avevo diretto il doppiaggio dei film di Dragon Ball che all'epoca uscivano in VHS per la, ah. per la Dynamic Italia. E famoso Ball... no, perché Junior era piccolo, no? A differenza dell'adattamento, eh sì. Mediaset esatto, Sì, bravissimo, bravissimo. E il mio Olong poi nella serie tv si chiama Oscar, perché poi successivamente, dopo l'uscita di questi film, eh, che fecero successo in VHS, e già il prodotto in Giappone era un prodotto di, di, di punta, Mediaset comprò tutta la serie di Dragon Ball, doppiandola con tutte altre voci, appunto, de, de, del mercato di Milano. Ma io già lavoravo in Mediaset, avevo fatto, non so, eh, eh, Denver il dinosauro, avevo fatto eh, Nils Olgersson. ma beh, tantissime cose ho fatto, ma anche i Puffi, per esempio. Ah, certo, eh, che mi dava... eh, certo, certo, per esempio. No, 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 insomma, io già lavoravo nel doppiaggio. Eh, poi sai, noi al doppiaggio, mh, come dire semplifico non ci chiama Mediaset eh, ci chiama la società di doppiaggio eh. semplifico diciamo così No, in realtà si è Mediaset che affidi il lavoro alla società di doppiaggio e questa a sua volta chiama i doppiatori e così è successo per i Simpson eh, io all'epoca guarda caso le cose come si fondono ehm, io passavo la mh, tutta la giornata dalla mattina alla sera in una fumetteria eh, e quindi all'ora di pranzo si chiudeva e si andava a mangiare a una tavola calda dove venivano anche i doppiatori a mangiare perché lì accanto c'era um, uno stabilimento di doppiaggio. Rivedi perché già lo conoscevo, Torino a Accolla. Mi disse: Ah, ciao Fabrizio, ah, lo sai che ho? mi deve arrivare una serie di cartoni mh, particolari dall'America e io ti ci vedo su un personaggio, guarda, ti chiamerò per fare un provino. Così è stato, Tonino mi chiamò per fare il, doppia, il provino di Grassi il Clown. Fu un provino lunghissimo, l'ho sempre raccontato. E alla fine, appunto, poi ho vinto il provino e ho fatto con questa vociaccia, eh, Crasti. Ed è un personaggio che mi portò appresso da 31 anni. Accidenti. Wow. Sono uno Tanto dei più grandi doppiatori. Per quanto mi riguarda. Adesso che le voci originali per motivi di natura professionale o naturale è magari più difficile richiamarle tutte nell'adattamento delle ultime stagioni, secondo me le voci come la tua sono quelle che fanno sentire a casa uno spettatore, perché se io oggi guardo i Simpson e non ho un effetto eccessivamente estragnante è perché so che quando arriva una battuta di Krusty la tua voce è quella che mi accompagna da 30 anni. Purtroppo ah, questo non succede con tutti i personaggi. No, perché appunto nel corso dei 30 anni quasi tutti i personaggi hanno cambiato voce. Siamo rimasti eh, fedeli e imperteriti io, la voce di Lisa Simpson, Monica Ward e Sandro Giovino che doppia il signor Balse. Tutto il resto del cast, ripeto, in tutti questi anni eh, ha cambiato doppiatori. Accidenti. Per cui si abitua, ci si abitua a tutto, eh? per cui insomma... Mi è sempre oh. proposto che i Simpson, scusami, ma sì. mi incuriosisce tanto l'idea che oggi è normale intendere le serie animate anche e ormai quasi soprattutto come animazione ironica per adulti. All'epoca i Simpson furono un po', a parte Banschi di cui abbiamo parlato nel canale con Vince, che faceva proprio animazione per adulti, intesa come lungometraggi, politici, satirici, erotici. Diciamo i Simpson furono un po' un unicum che ha sdoganato l'idea di animazione per adulti. Culturalmente si percepiva l'idea che era un prodotto diverso già all'epoca? Era difficile per te far capire che stavi lavorando a qualcosa che stavolta era un po' diverso? Com'erano i Simpson prima dei Simpson, prima che diventassero un fenomeno vero e proprio? Allora sì, si percepiva che stavamo lavorando a un prodotto diverso, di rottura, adulto. Ed era interessante, proprio lo facevamo con grande entusiasmo perché proprio si percepiva la, la novità, anche se apro una brevissima parentesi, in realtà, in maniera diversa, ma già il cartone rivolto a un pubblico adulto, eh, eh, già, eh, già era esistito. Mi vengo di mente Flintstone, per esempio, negli anni 60, dove hanno praticamente trasformato una sitcom. Per famiglie in un cartone animato ora non c'erano temi adulti come non so la droga, l'aborto o... o cose simili. però all'epoca, negli anni '60 i Flintstone era un prodotto rivolto non, a... non solo ai bambini, ma anche a una fascia più alta. Aveva già nel caso di è Sim... eh, esatto. Nel caso di simpson no, è stata veramente all'epoca una rottura che poi, tra l'altro, ha dato il là a tutta una serie di, di, di generi e di serie TV come i Griffin, eh, cos'altro ci stanno? Granded, eh, bravissimo. Eh, eh, tutta una serie di cartoni che ormai sono figli dei Simpson, che noi vediamo, magari ce lo dimentichiamo, ma tutto dipende dai Simpson in effetti. Tutto nasce da questo prodotto che all'epoca era di rottura, ma tutto sommato lo è ancora. Io mi rendo conto che Potrei dopo 31 anni... Forse il da parte di Mediaset nell'inserimento di un cartone comunque abbastanza che era un punto interrogativo sulla ricezione che avrebbe avuto in un orario che era comunque l'orario del pranzo quindi l'orario di massima no, no all'epoca all proprio perché era un prodotto particolare andava in seconda serata ah, ah è vero è vero solo successivamente mi sembra, do mi sembra dopo scherzi a parte un, pro un programma simile comunque in seconda serata perché era, perché era un prodotto strano e io lo capisco anche, Mediaset non, 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 non s'azzardava, non sapeva quali reazioni... Ma culturalmente la società italiana non era tutta pronta. Io in classe, eh, ricordo alle mie elementari, la maggior parte dei miei compagni di classe ovviamente guardava uscito da scuola appunto che si era spostato ormai dopo già dieci anni in un orario eh, di primo pomeriggio del pranzo. Io ho fatto le scuole elementari, diciamo a metà anni 90, fine anni 90, e quindi culturalmente già c'era stato un cambiamento. Ma nonostante questo, a fine anni 90, nella mia classe delle elementari c'era un ragazzo e anche una ragazza che per motivi diversi ideologici, religiosi, politici non potevano guardare i Simpson perché era diseducativo, gli veniva detto dai genitori. Sì, 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 no, ma è vero, all'epoca, insomma, 30 anni fa, e penso che invece adesso eh, vanno addirittura in, in onda all'ora di pranzo, dove veramente tutti, tutti lo vedono, tut tutte le età. <ride> e, e stavo dicendo: sì, forse dopo 30 anni un pochino di smalto, forse l'hanno perso eh, i Simpson. Io, però, continuo ancora a divertirmi quando faccio the clown. Sfoglio i copioni, vedo le battute, a me eh, divertono ancora. In più, poi eh, la Fox ha rinuoto il contratto a Matt Groening fino alla 34esima stagione, per cui ah. per altri tre anni siamo a posto. Perché, ascolta, ascolta, al momento Disney Plus carica settimanalmente la 31esima o la ah, 32esima? Tre... 31esima, credo, a 32 okay. non ci siamo arrivati. Quindi sappiamo che sicuramente per altri due o tre anni, se non altro, la corsa dei Simpson si esatto. costruirà. Esatto, esatto. Ma non voglio che... il pacchetto di acquisto dei contenuti di Disney Plus, uh, i Simpson sono stati da subito uno dei contenuti... Con cui si è pubblicizzata maggiormente la piattaforma, pur essendo teoricamente distante da quello che era storicamente il brand per famiglie. Certo, beh, anche era allettante. La, la stessa narrazione dei Simpson che nasceva io, come critica sociale all'inizio, vera e propria. Esatto. Io Io, come diceva Fabrizio, ho avuto modo recentemente di riguardarmi le prime stagioni, in particolare, le prime due sono. Da un punto di vista di scrittura, quasi adesso utilizzo un termine forte nel realismo di quella che era l'America edonista di fine anni Ottanta, perché la maggior parte delle trame ruotano attorno ai problemi eh, lavorativi di un operaio, a una famiglia della middle bassa classe americana, Listo. tutti appunto esatto. Mentre adesso diciamo più che perdere smalto, sicuramente anche in vista. Di quella che è stata l'evoluzione successiva con i vari eh, Griffin, family guy, American Dead, si è esatto, spinto esatto. un po' più l'acceleratore sulla parte gag macchiettistica. Però rimane comunque all'interno anche delle stagioni di oggi. dei Simpson che invito ai detrattori che magari non guardano un episodio da 15 anni di recuperare, rimangono delle formule come l'episodio horror. Piuttosto che eh, gli episodi con ospiti del mondo della cultura dello spettacolo, in cui ancora i Simpson riescono non soltanto, secondo me, a, ra a raccontare ancora il presente, ma essere ancora veramente mh, di qualità. Ecco. Sì, sì, sono d'accordo. Eh, diciamo il, il difetto, se vogliamo, è che eh, a, a oggi ci sono tantissimi concorrenti come i Griffin e compagnia Bella. Per cui non è più un cartone di rottura, non è più una novità. E per cui magari un tema che viene trattato nei Simpson. Poi, però, poi lo trattano anche American Dead, i Griffin e compagnia Bella. Per esatto. cui la cosa si viene, si viene a sborsare, Però lo trovo ancora che sia un prodotto eccellente di qualità. Beh, ehm, è entrato nell'immaginario popolare ormai da molti anni, sì. quindi. Non puoi non, non pensarlo così, e ovviamente. Ehm, noi volevamo chiederti anche, mh, sempre... Ehm, no, riguardo i Simpson, scusami, mi sono un attimino confuso. Eh, volevamo chiederti, ritornando al, um, a quella che è stata sempre la tua carriera, il, um, il lato fumettistico di te, il fumettista, Fabrizio Mazzotta, fumettista. Siamo molto curiosi di, di sviscerare questo, questo aspetto. La domanda che ha fatto Riccardo, io metterò un'immagine in sovraimpressione promozionale. Io già, su... immagino, io, io già <ride> immagino quale possa essere. Ecco, il mio Martin Mister. Che bello. Allora, gici, gici. Io, fin da io fin da piccolo, proprio il mio, il mio scopo della vita era eh, diventare autore di fumetti. Io passavo proprio il tempo delle giornate, dalla mattina alla sera, a casa sul tavolo, a, a inventare personaggi, giornaletti, scrivevo, disegnavo. Io ho imparato a scrivere e a leggere e a disegnare intorno ai quattro anni, quindi molto precoce, perché leggevo tantissimi fumetti e quindi poi volevo rifarli. Eh, All'epoca leggevo il cuore dei Piccoli dove ci stavano i puffi, Boldino spaccaferro. Eh, Tribunzio, Gianconiglio e così via e, e quindi è stato un incidente il fare l'attore e il doppiatore un, un bellissimo incidente ma io proprio io perseguivo, proprio io voglio fare i fumetti e ci sono riuscito poi alla fine perché andavo in giro per le varie manifestazioni di fumetti come Lucca, eh, Treviso Prato, dell'epoca con la mia bella cartellina di, 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 di fumetti di tavole disegnate fatte a casa e, e le mostrava. Sono... Volta... Ah, quindi sia come disegnatore che come scrittore tu eri interessato a sì, entrambi sì, gli... dopo... ah, entrambi. Sì, sì, entrambi i lati e, e facevo genere umoristico. E, insomma, alla fine dai e dai ho conosciuto un, eh, una grandissima persona a cui devo molto che è Francesco Coniglio che lui era molto interessato ai miei fumetti, ogni volta vedeva la mia evoluzione. Ma lui non aveva una casa editrice, però mi dava i consigli. Era molto interessato. Quando mise su la casa editrice, mi chiamò e fu veramente molto, molto ben, ben disposto nei, nei miei confronti e mi ha dato modo di eh, pubblicare. E quindi ho pubblicato in eh, diverse riviste per ragazze dell'epoca, eh, Rosa Shocking, eh, che ci stava, cioè. Tutto questo genere di, di, di riviste col target ragazzi adolescenziale, e uh, ho fatto diversi porno umoristici che mi divertivano tantissimo. E ne facevo talmente tanti che poi mi avevano anche stancato. Oggi sono i fumettari, Fabrizio. Rimpiangiamo la gloriosa epoca in cui le edicole vendevano i fumetti porno perché era molto per lavoro serio? per gli scrittori. Sì. E per disegnatori che sarebbero diventati dei grandi anatomisti nel futuro, no. <ride> ma allora c'è, cioè, per esempio, all'epoca ehm, nei porno disegnavano i vari Brindisi De Angelis, la famosa scuola di Salerno. Eh, certo, io sono certo. tra i più bravi autori di Dylan Dog, per esempio. Ma io non ero non... ironico, veramente. No, se no, oggi no, guardiamo cioè, sì, certo. il panorama del programma del fumetto italiano, i migliori. Disegnatori di anatomia vengono tutti da una scuola di fumetto porno. Come negli anni 70, all'epoca c'erano Manara, Tacconi, Frollo, autori che, cioè tanto dei maestri, tanto di cappello, insomma, quindi, i porno hanno, la, la loro hanno diverse funzioni, esatto. <ride> hanno la loro funzione. E, e quindi tanto ci ho lavorato nei porno porno umoristico, ripeto, dove facevo appunto scrivevo i testi e poi disegnavo, disegnavo le storie. Poi sono entrato a far parte del diciamo del, 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 della redazione di Lupo Alberto e Cattivic. Ah. E lì, per eh, sei anni mi sembra, ho portato avanti eh, una serie di mia creazione di che era Horror Fix, ispirata un po' a Zio Boris di, di Castelli. Esatto, e esatto, e per dirti era capitato di collaborare anche con Zio Boris, visto. Eh, Peroni, eh, prima della sua scomparsa, eh, ci scrivevamo in chat e quindi, un ci scrivamo, lui era incuriosito dal, eh, dal doppiaggio, per cui mi domandava. Io, invece, ero curioso di sapere tutte le sue vicissitudini professionali perché, per me, Carlo Peroni è stato un grande maestro del fumetto umoristico. E, e poi invece poi Alfredo Castelli poi l'ho conosciuto perché sono riuscito addirittura con un grande sogno a sceneggiare una storia di Martin Mister anche se in un albo speciale non me la sei regolare però oh, eh, buttalo Ricordiamo via vediamo l'albo e il titolo della storia per i nostri misteriani che magari ci seguono allora la storia è la mummia eterna ed era un albo speciale in occasione della prima edizione di Narmi eh, eh, Comics. E, Quindi, um... noi che siamo umbri, dovremmo ricordarlo Beh, bene: la mia esatto. St allora stampavano pochissime copie, per cui eh, so che è un, un albetto quasi introvabile. E, ora non mi ricordo bene i particolari, ma non avrei dovuto essere io, diciamo, il il protagonista di questo, di questo albetto il, eh... anche qui per caso sei ma c'è cioè, un sì, diciamo di sì per caso mi avevano invitato a Narnia Comics come doppiatore però eh, appunto conoscevo lo staff Mauro Lorenti e la sua compagna che sapevano che facevo fumetti salutiamo Narnia e, però... e tutti gli organizzatori di Narnia Comics speriamo che torneremo a fare fiere anche in Umbria speriamo eh, sì. Sì, sì. Per cui insomma c'era fretta di fare questo albetto perché appunto è della, della fiera alle porte. Ho detto: vabbè, ragazzi, guarda la scrivo io la sceneggiatura perché il personaggio lo conosco bene. Eh, scrivo un soggetto, lo mandiamo a Castelli, poi faccio la sceneggiatura e vediamo che succede. E mh, la fece di getto, veramente ci ho messo pochissimo a farla, non si dovrebbe dire perché sono le cose che. Mh, uno dovrebbe dire no, ho meditato tantissimo, e invece, mi è venuta molto di getto l'ho vista, l'ho rivista, l'ho ovviamente l'ho data mh, ad Alfredo Castelli in modo che la visionasse e desse l'ok okay o eventuali correzioni. Castelli con mia somma gioia ha detto ok, e quindi poi questo, questo album venne disegnato dalla mia sceneggiatura. Beh ma e devi è stato un lavoro davvero curato perché Castelli sì. abbiamo, è noto per essere particolarmente puntiglioso su quella che è la scrittura e il codice di Martin Mister quindi l'avrai scritto anche di fretta ma evidentemente come dicevi il personaggio era entrato nelle tue Guarda, cose scritto, Sì l'ho scritto di fretta ammettendo però eh. coscientemente tutte le tematiche di Martin Mister che conoscevo bene e quindi poi studiato accuratamente e quindi il eh, personaggio eh, preferito eh, di Marcos che ti piacerebbe doppiare se mai esistesse, mi piacerebbe doppiare guarda, in occasione del compagno di Castelli mi hanno fatto fare gli amici gli Amis. Eh, ehm, Amis se esatto, salutiamo Amis. Esatto, salutiamo la Benemerita. Mi hanno fatto doppiare un, una clip di una storia di Martin Mister tratta da un albetto dove io interpretavo la morte. E quello mi ha divertito farlo. Se no, un personaggio fisso di Mortim Misteria non saprei. Ma Mr. Jinx non so. Poi i cattivi eh, diciamo che sempre... Java sarebbe difficile da doppiare, eh? eh Java sarebbe vai. difficile, sì, <ride> <ride> poi chissà, muore o non muore, mettiamola così, eh? Incrociamo <ride> le dita, io no, questo film ma... Mister lo aspettavo da tempo perché io sono io. ovviamente un lettore abbastanza nuovo, diciamo. Mi sono avvicinato con le avventure a colori. Da lì ho recuperato tutta la serie storica e Martin Mister è un personaggio di cui secondo me una casa editrice ha bisogno perché rappresenta l'archetipo della curiosità e anche del, non solo del mistero che, che solo il fumetto può esprimere. Io ricordo delle storie di Martin Mister che indagavano proprio il linguaggio fumetto, e esatto. quindi c'è bisogno di Martin Mister speriamo che, 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 che vada bene questo rilancio e chissà magari una nuova serie animata non come quella francese e chissà, chissà, chissà magari, magari una serie tv magari una serie tv ah, ah, ma la Ponelli è lanciata più su sì. questo tipo di contenuti effettivamente sarebbe un po' dispendiosa perché Martin Mister, la sua caratteristica è che va in giro per il mondo e sarebbe un po' dispendiosa come serie eh sì, dovrebbero oh, fare una serie. Tanto è vero che eh, infatti sì. provarono con Sky, se non sbaglio, a fare una serie sull'editor della Bonelli che appariva e parlava con i personaggi della serie. Però ecco, piccole sperimentazioni, piccole cose. Guarda, io, allora, una parentesi. C'è una cosa che proprio sa <ride> in, in, che... Ma che gli è prossimo alla Bonelli? Hanno fatto quei... quei... Carino que quei mh, quelle puntate, quella trasmissione dove c'era l'autore che interagiva con eh, appunto con i personaggi a fumetti. Si una ma... chiamava. Se non sbaglio, The Editor. Sin era una produzione, sì, di Sky. e il motivo per cui, secondo me, per esempio, io stesso l'ho vista poco. È perché Sky è una piattaforma non proprio nazional popolare. No, no, ma, io, sì, ma, io, no, 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 non dico questo, fecero anche la Bonelli, fece anche la serie di Orfani. Eh, con l'animazione insieme all'animazione tipo Super Gulp. Ma, esatto. allora, ma tu sei Sergio Bonelli, editore, sei una casa editrice beh, so, di grande spessore. Ma perché il doppiaggio non lo affidi a grandi voci del doppiaggio? Ma ma che ne so, mi immagino Giulia con la voce di mh, Francesca Fiorentini, che è la voce di Gwyneth Paltrow. Eh, non so, ma, Dylan Dogg con la voce di Francesco Prando che è la voce di ehm, Kino Reeves, per dire, eh, non capisco perché invece eh, non hanno curato di più l'aspetto del doppiaggio, quando veramente tu hai a disposizione grandi lavori del doppiaggio. Purtroppo è che gli le... è stato fatto un discorso di produzione, immagino che la Bonelli che non è proprio magari usa a produrre contenuti multimediali, cross-mediali, a proposito di cross-medialità, forse essendo proprio nuova del settore, io immagino, le mie sono tutte supposizioni, ho cioè, sì, sottovalutato sì. l'importanza anche dell'ingaggio, che di una voce che può fare la differenza sul lavoro del genere. Vabbè, c'è sempre tempo per rimediare, Bonelli. Eh? <ride> appello alla Bonelli. un Appello alla Bonelli e In off come direttore del doppiaggio delle produzioni Bonelli ne saremo più che felici <ride> un tuo lavoro assolutamente per quanto riguarda la chat si felicitano che sei a quanto dicono un nerd come noi <ride> eh, dice... come no, sì, sì. senti ma sta chat dove sta? su youtube o su e... twitch? su twitch, su ah, twitch. Okay, okay. ah vabbè allora niente la, la... <ride> Eh no, su YouTube non, non la sto guardando effettivamente la chat di la Credo YouTube, che... a a... Mi sa che c'era una persona, c'è una persona su YouTube. Uno sì, La l'aucello, vedo, eh, su YouTube. L'aucello, sì, eccolo. Eh, ci penso io, Ricky, tranquillo, tu vai avanti con uh, le domande, perché se no non, uh, non arriviamo. Ehm, facendo eh, un passo YouTube. indietro, ehm, volevo un attimino ritornare al discorso delle sale di doppiaggio, perché te sei anche... Sì. Un docente soprattutto. Sei... Sì, 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 sì. Io insegno in diverse scuole di doppiaggio e ho insegnato negli anni in diversi, in diversi corsi, in diversi stage. Ed è una cosa che mh, ho scoperto, mi piace fare molto, e ho scoperto anche che come dire, le mie lezioni sono seguite e gradite, e questo, insomma, chiaramente mi fa piacere mi piace come dire, passare un po' idealmente il testimone a, a... alle giovani generazioni diciamo certo ehm, cioè mi piace appunto insegnare dare quello che io ho avuto ehm... una volta il viaggio come dire si faceva a scuola mentre si lavorava adesso i tempi non lo permettono più e per questo servono le scuole perché ti eh... Ti insegnano il mestiere. Perché ormai c'è tutta una situazione molto particolare all'interno delle sale di doppiaggio. E, mh, ti volevo chiedere, tu, in quanto doppiatore, come ti approcci all'insegnamento? Quali, quali sono le tue tecniche, oppure. Di spirito, proprio come, come la affronti questa cosa, se ti posso chiedere? Allora, io intanto eh, tengo sempre presente quando io ho iniziato, per cui i miei inizi. Che chiaramente, come tutti, quando tu affronti una cosa che non conosci, non l'hai mai fatta, sei un po' spaisato. Per cui, come dire, mi calo nei panni dei giovani allievi che giustamente sono spaisati perché non conoscono la materia. E poi dico sempre loro che più che leggere un testo, semplicemente leggere un testo del copione, bisogna prima di tutto interpretarlo perché uno è attore, sei un doppiatore, ma sei un attore-doppiatore. E quindi devi recitare, devi calarti nel personaggio, devi medesimarti nel personaggio, devi capire bene il contesto della scena, in modo che se io capisco il mio personaggio, quello che dice, il contesto della scena, tutto verrà meglio. E soprattutto il bravo doppiatore, quello che emerge rispetto agli altri colleghi, è colui che sa emozionare con la voce, che non vuol dire avere una bella voce, ma recitare... Con delle sfumature con, con, de... eh, con qualcosa in più che ti emoziona, capisco. Questo lo disse una volta anche in un'intervista, eh, Cristian Ghansante. Il discorso della bella voce, assolutamente non posso che essere d'accordo. E quindi oh, la bella voce, guardate la mia, non ho una bella voce io, però sono riuscito come dire a crearmi una nicchia e, e a sfruttare la mia voce, giustamente io. Eh, abbiamo parlato anche di questo discorso del, delle sale di doppiaggio e eh, del, del tuo essere docente all'interno di esse o in queste piccole accademie e mi viene da chiederti per un giovane oggi che vuole affrontare questo percorso del, del doppiaggio vuole entrare nel settore ehm, cosa consiglieresti perché ovviamente abbiamo già specificato che le, le, le situazioni all'interno delle sale un po' per il covid un po' per le eh, case di distribuzione che ormai non fanno più entrare quasi nessuno è molto difficile a quanto pare tu cosa consigli? Allora io in realtà non so bene cosa consigliare perché come dicevi giustamente tu Riccardo ehm, eh... Le grandi major, il, la committenza, Netflix, Amazon, Fox eh, e così via, ora hanno impedito l'accesso a chi non lavora all'interno della sala di doppiaggio per paura di video, spoiler, registrazioni e, e così via. In più poi, ahimè, ci si è messo di mezza questa pandemia mondiale per cui assolutamente estranei non possono entrare in sala di doppiaggio e per cui mi rendo conto che è veramente difficile per chi comincia a eh, fare questa professione. Tuttavia ci sono diversi giovani doppiatori che non solo hanno fatto la giusta cavetta e continuano a doppiare, ma fanno anche i protagonisti, per cui c'è sempre una speranza, anche perché io dico sempre che c'è un ricambio generazionale e qualitativo. Generazionale perché un doppiatore dopo un po' eh, la voce si invecchia e per cui io non, non, non potrò più doppiare personaggi di 20 anni, poi 30, poi 40 e quindi saranno i giovani allievi che doppieranno eh, personaggi e attori giovani. Il ricambio c'è sempre e, e servono sempre giovani voci nuove. Bisogna avere pazienza, perseveranza. Io vedo molti giovani che quando io entro in sala di doppiaggio nello stabilimento sono fuori la porta, al freddo, al gelo, a aspettare. E a volte mi domandano di assistere o un provino. Spesso non è possibile, a volte sì, e in questo modo ti fai conoscere. Poi Adesso ultimamente mi mandano molti da brill per cui sento la loro voce. e Anche quello è un modo per farsi conoscere, io me li segno, quelli che sono più meritevoli. E quando è il caso, poi li chiamo. E quindi anche l'utilizzo dei social network, per esempio, ha contribuito alle nuove generazioni di approdare all'interno delle sale di doppiaggio. Ma è un processo che si è consolidato di recente oppure è da qualche anno che tu sappia, che, visto che hai vissuto questo eh, ricambio generazionale, se posso chiederti? Certo, allora, è da diversi anni che chi è un fan del doppiaggio, chi vorrebbe intraprendere questa professione, fa delle, delle clip su YouTube, eh, dei tabrille e così via. Mm, e li manda ai direttori di doppiaggio. C'è da dire che eh, queste clip, per certi aspetti, lasciano il tempo che trovano, perché io, direttore, che ascolto questa clip, non so, tu doppiatore, allievo, come ci sei arrivato, in quanto tempo sei riuscito a fare questo anello e quanto sei bravo e come te la cavi poi però davanti non a casa tua, ma davanti a un, un, un contesto professionale, davanti a un microfono, davanti a un leggio, perché un conto stare a casa e un conto invece stare in un ambiente professionale. Tutte cose di cui bisogna tenere conto e devo dire spesso poi eh, come dire eh, sul campo questi giovani, ma intraprendenti, doppiatori, si sono un po' bruciati perché la clip sembrava buona e invece, però, poi la realtà professionale è diversa. C'è da dire, però, che adesso, in tempi di Covid, è l'unica maniera possibile per avere un contatto, per avere dei provini, è mandare da berille. E, e spesso mi mando da berille con diversi brani per cui io per esempio da direttore riesco a capire varie sfaccettature. Tra l'altro consiglio a tutti di non mandare de de delle clip dove si doppia, che ne so, eh, il monologo di Al Pacino o Robert De Niro, anche meno, anche meno. Insomma, clip un più... <ride> sì, sì, insomma, che sono cose difficili. Io mi permetto di dirvi la mia da mero fruitore che non ha studiato mai doppiaggio, Beh sì, questo del fenomeno degli youtuber che diceva Riccardo è un fenomeno che sicuramente ha avuto anche magari un ingigantimento negli ultimi tempi, ma in realtà con le dovute differenze mi sembra che fenomeni di questo tipo, se vogliamo, mi permetto di definirli commerciali, pur sapendo che non tutti sono solo fenomeni commerciali, già accadevano. Io mi ricordo le grandi lamentele qua vent'anni fa perché la DreamWorks sdoganò l'idea. Che il doppiaggio nell'animazione per ragazzi o per adulti, piuttosto che a un doppiatore, a un attore, venisse affidato a una celebrità, a un VIP del mondo dello spettacolo, portando degli esempi analoghi, secondo me questi sì, un po' terrorizzanti anche nel caso dei Simpson, ma non voglio entrare ne a, ne, 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 in cose troppo specifiche, che di fatto ci sono un po' sempre state. Cioè l'idea che tu prendi lo youtuber, l'influencer, l'attore, il vip da televisione può dare un aiuto, una piccola spinta promozionale a un prodotto. Però mi sembra di ricordare che se c'è un doppiatore, adesso io dico, ripeto sempre da ignorante, che negli ultimi tempi si è saputo imporre, nonostante sia uno youtuber, si è saputo imporre perché c'è dietro un grande studio eh, come Merluzzo. Che è un doppiatore, certo. ma è un doppiatore che viene da uno studio, un percorso. Ecco, secondo me è un fenomeno che in parte c'è sempre stato. Non lo so, credo che quello che faccia la differenza sia il percorso di studio che uno si costruisce. Sì, sì, sicuramente. Appunto, adesso hai, hai citato Maurizio Merluzzo eh, che lui, come dire, utilizza eh, tutti i metodi possibili. Eh... Online, YouTube eh, e simili, ma è, è chiaramente lui. è Comunque un doppiatore esperto eh, che tra l'altro non finisce mai di, eh, di, di, di evolvere. Eh, mh, insomma, c'è una sostanza sotto. Non, non basta solamente accendere la televisione, tapparsi il naso e fare le vocette e essere doppiatore. Che poi sarebbe... Tra l'altro, sta cosa di dello youtuber ne... considerato talent nei film Pixar, Disney o... o quello che sia, la trovo di una, di una provin... provincialismo eh, immenso. Ma magari. Abbiamo... va a lo stesso, uh, va a compromettere lo stesso prodotto nella sua interezza. Io ricordo appunto lasciando la parte i Simpson che magari eh, riusciva a non essere troppo eh, generico il danno. Io ricordo un adattamento incredibile dell'era glaciale in cui uno dei personaggi spalla venne dato nel doppiaggio italiano a un cantante inglese che lo doppiava in ah, italiano dicendo sì. quello che sì. diceva. Era evidente che lui non capiva quello che stava dicendo e io credo che nei film d'animazione, visto che sono prettamente anche se non solo indirizzati a un pubblico infantile secondo me è anche grave andare a mettere qualcuno che ha difficoltà nella formulazione dell'italiano eh, però... certo, ma però per esempio in Sol ci sono due youtuber che fanno veramente una, una parte molto piccola e non ti ne accorgi neanche non, non danno fastidio Ma, eh, perché questo è un utilizzo più intelligente eh, diciamo, certo. no? perché ti permette di utilizzarlo da un punto di vista promozionale e commerciale ma non va a ledere quello che è il senso dell'adattamento. Però insomma, in America hanno come talent, che ne so, chiamano non so, Brad Pitt o eh, Salmaie, che noi andiamo a chiamare o youtuber o la fashion blogger, che insomma. Non è la stessa cosa, ecco. Eh. Assolutamente, assolutamente non è la stessa cosa, però, al di là del fatto che qui eh, si, si vanno a chiamare gli youtuber di per sé. C'è cioè, da dire che in America hanno un, um, una preparazione molto più ampia rispetto alla nostra, che è più settoriale. Cioè. Loro sono cioè. bravi in tutto: nel doppiaggio, nel, nella recitazione, nel canto, nel ballo. Hanno un, una preparazione totale. E lì dire... c'è proprio il concetto di showbiz, non so come sì. intendo, che è un po' più completo rispetto al panorama italiano, dove invece si prediligeva un modello, mi pare che è così per il doppiaggio, come ci avete raccontato voi, ma anche per il fumetto, l'inchiostratore è l'inchiostratore, il letterista è il letterista, il disegnatore è il disegnatore, quello che fa gli sfondi è quello che fa gli sfondi e lo sceneggiatore è lo sceneggiatore. Cioè, Nell'ambito culturale l'Italia ha sempre avuto un modello, nella maggior parte dei casi, che fosse, mi sembra, più orientato per una professionalizzazione mirata rispetto a, a una competenza generica che è più statunitense, sicuramente. Vero, vero, vero. Eh, io ho visto per esempio a Broadway Il Re Leone, dove c'era Simba da piccolo, che, interpretato da, da un bambino, faceva. ha avuto 6-7 anni. Faceva delle cose sensazionali questo bambino. Cantava, ballava, recitava, si muoveva. E, perché già da piccoli proprio hanno, non lo so, un gene dell'arte eh, dell nell'insieme. Riesco a fare tutto. Io, In io Italia, posso, non è io, infatti così poi mi taccio e, e lascio lo spazio anche a, al ragazzo del collettivo che, che verrà a porti qualche domanda che ci ha raggiunto. E, 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 ovviamente prima Riccardo, però io un'ultima curiosità te la devo chiedere Fabrizio. Abbiamo fatto insieme una carrellata professionale, eh, per quanto per sommi capi, veramente interessante e variegata. Abbiamo parlato di animazione, di fumetto, di film, di televisione. Di adattamenti per ragazzi, di opere politiche e ironiche, mm, a Fabrizio che voleva fare il fumettista. Qual è l'episodio che uno dei suoi personaggi è riuscito a, a, a farti dire che bello? Questo non l'avrei mai potuto fare se avessi fatto davvero il fumettista. Grazie Iago, grazie Crasti perché mi avete fatto adesso. Tu prima ci hai citato Spielberg. No, per me è incredibile pensare che. Hai potu, hai, tu puoi affermare di essere stato uh, un collaboratore scelto da Spielberg. Questo è una, un tesoro che magari un fumetto non ti avrebbe mai dato. Qu, raccontaci il tuo episodio preferito legato a uno dei tuoi personaggi o a uno dei tuoi lavori. E poi io ti ringrazio perché mi taccerò e, e lascerò a Riccardo le conclusioni. No, guarda, ecco, uno appunto sicuramente essere stato scelto da Spielberg, eh, insomma è una bella cosa, eh e un'altra che però ecco, è sempre legata al doppiaggio e quando mi chiamarono, mi ricordo mi chiamò Simona Izzo eh, per darmi dei turni, vole mi voleva per una serie di cartoni animati ma io ero molto impegnato all'epoca e non potevo e per cui dicevo guarda no, non posso fare questa serie insomma Simona insistette molto alla fine eh, trovai un giorno e quindi ho oh, oh, va bene mh, mh, facciamo questa serie vado in sala di doppiaggio come spesso succede nei doppiatori, non sappiamo bene cosa andiamo a fare. Quindi vado alla sala di doppiaggio, apro la porta, e ragazzi, vi giuro, mi si è fermato il cuore, le, le lacrime, perché avevo capito che sarei stato uno dei protagonisti dei I Puffi. Che ricordiamo, I Puffi per me... Simona Izzo, voce di Puffetta, assolutamente. No, eh, no. ehm... ehm, ehm eh, no... Eh, era Fiamma Izzo la voce di Puffetta Simona doppiava, Simona doppiava mi pare Brontolone mi pare che doppiava Fantastica la Brontolone Brontolone no, era Giuppi Simona doppiava, il puffo pittore sicuramente perché poi l'ho preso io in eredità e un altro puffo ma insomma per me i puffi avevano proprio una, un valore grande, affettivo perché io da piccolo uno dei fumetti preferiti col quale anche ho imparato a leggere ma proprio mi piacevano tantissimo, erano i Puffi di Peglio che leggevo su Corri di Piccoli. Proprio erano una mia. Una mia Infatti, ce l'hai citato anche prima, quando ci dicevi sì. della tua fascinazione sì. per il fumetto nata grazie a loro. Ah, quindi è un cerchio, cerchio che si chiudeva, praticamente. Un cerchio che si chiudeva, sì. È stata una gioia enorme. E poi, certo, anche Spielberg, mica male. Io sono rimasto veramente entusiasta di questo racconto perché. Oltretutto ti dà anche, a proposito di modelli di produzione e di intrattenimento, quella che secondo me è la vera differenza che abbiamo noi rispetto al mondo anglosassone, e cioè il fatto che un produttore esecutivo americano, che è Steven Spielberg, che negli anni 90 viene da Jurassic Park, da, da List, ha il tempo di ascoltarsi i doppiatori di ogni paese in cui manda i suoi prodotti collaterali come una serie TV. E non solo di ascoltare, ma di scegliere. Questa è una cosa da un punto di vista produttivo che in Italia non esiste purtroppo. Perché per quanto adesso stiamo facendo ovviamente un discorso molto eh, generico, in Italia purtroppo spesso il modello produttivo che viene lasciato è l'opposto, cioè quello in cui si va all'approssimazione di questi passaggi che poi vanno invece a definire quella che è la qualità vera e propria di un prodotto. Non solo, ma poi. Eh... Spielberg praticamente come dire, ha dato valore a, a, quello, a quello che io ho fatto, non è solamente la voce buffa, haha, mi fa ridere, c'è cioè, tutto un pensiero dietro, una lavorazione dietro, cioè, io sono riuscito eh, nel mio a, a trasporre tutta la lavorazione che c'è stata nella creazione di quei personaggi, sono riuscito a farlo vivere in italiano. Per cui è un valore aggiunto che mi ha dato l'ideatore e eh, il produttore di questi personaggi. Eh, fa piacere anche per questo. Dà un senso a quello che faccio, dà più senso a quello che faccio. Intanto ti presento Vincenzo fumetti del calcio su Vincenzo. Instagram. Che voleva farti qualche domanda, se non sbaglio, eccomi qua, eccomi. E io, no, di ringraziare perché non ho finito ah, eh, scusa, no, ringraziare eh. Fabrizio e prima di passare alle domande di Vincenzo e del pubblico magari se, se ci fai una chiusura tu Ricky sul doppiaggio su, su quello che faremo con la rubrica delle voci del mare in futuro Beh, per guarda, chi ci ascolta per l'appunto eh, ho voluto in, intervistare in primis Fabrizio perché mi sembrava un, una congiunzione un ponte fra quello che era il doppiaggio e il fumetto Essendo noi crossmediali mediali come, come collettivo, eh, volevo anzitutto dare il via a questa rubrica, la voce del mare, con un ospite che andasse a rispecchiare entrambi i mondi. Io ho finito per quanto riguarda le domande, mi, mi taccio. E allora passiamo la parola a quell'altro pirata di Vince, e io mi vado a studiare cosa hanno scritto nelle chat. Intanto prego, pirata. <ride> Allora, io ringrazio per la presentazione di Riccardo e Tiziano, sono stati molto onorevoli, mi hanno definito un ragazzo e vi ringrazio. Cioè, valgo molto in questa bottega, a quanto pare. Io, Fabrizio, sono emozionatissimo perché a te devo tanto, cioè a te e alla tua voce, perché io e te mh, abbiamo una sostanziale differenza. Tu hai la voce di Crasti, io sono Crasti. Okay. una volta anch'io grazie, una volta anch'io <ride> quindi io sono emozionatissimo perché cioè, grazie a te sono ingrassato chili su chili a guardare i Simpson, cioè ho preso calorie ho preso calore e calorie cioè, allora. io ho cominciato a vedere i Simpson a otto anni mio padre era uno spregiudicato uomo intellettuale che mi piazzava a vederlo e non diceva no questo no, io invece per me bravo, eh, bravo. per me era la normalità delle elementari che citavamo prima che la madre non gli faceva vedere eh. perché erano tutti educativi. No, no, assolutamente. Per me, anzi, i Simpson sono molto educativi. Cioè, per ah, me è, vero. è una forma di, di, mh, uh, di terapia. E infatti ti volevo chiedere a te, prima, a, parte, a proposito di terapia, ma anche tu c'hai la cerniera come Krusty? <ride> no, e non c'ho neanche il pacemaker come Krusty. Perfetto. Poi, poi senti, ti, ti volevo domandare. Eh, se tu se ti è mai capito, ho cioè un, cioè un po' la voce sono un po' emozionato. Eh, ti volevo dire: ma ti sei mai svegliato in questi 31 anni di Simpson di Crasti svegliandoti magari con, la, col, con le risate di Crasti nella testa? Ti è mai capitato una roba del genere? No, no, perché eh, purtroppo sto mestiere è fatto così: che magari eh, faccio Crasti tre ore la mattina! Poi il pomeriggio vado a fare un'altra cosa, la sera un'altra cosa. Arrivo a casa, la sera a parte sono stanco, ma mi sono completamente dimenticato quello che ho fatto ore prima. Per me è un lavoro divertente, ma tendo poi a dimenticarmelo. Infatti, molti mi, mi, mi dicono: Ah, quella puntata là dove Grassi, dai, mi dici cosa ha risposto Grassi quando io non lo so, non. Non me lo ricordo, quindi, eh, quindi guarda, allora è la stessa cosa che ci ha detto Pannofino in una masterclass. Io facevo la Roma Film Academy qualche anno fa, e disse che lui la maggior parte delle cose non se le ricordava, c'è proprio un, un vuoto, noi facciamo domande, domande, lui. Boh, allora, un... io diciamo che no, i personaggi che ho doppiato me li ricordo ultimamente tendo un po' così a dimenticarli. La memoria è un po' corta quindi qualcuno mi sfugge, Però i personaggi li ricordo, diciamo, tutti, le battute. No, assolutamente no. E, e, e poi mi sono accorto col tempo che i personaggi che doppio ci sono affezionato, però riesco anche a, come dire, a, a distaccarmene. Ci fu un periodo dove si pensava che Chrusty venisse eliminato dalla serie e morisse. Eh, perché Vedi. si diceva che sarebbe morto un personaggio storico presente fin dalla prima stagione è vero ci cioè, un stavo... anno per rilanciare la stagione successiva diciamo, a un personaggio storico sì. e tutti pensavano fosse Crasti ma anche i giornali proprio gli davano giù questo fatto che Crasti non ci sarebbe più stato e io ho detto vabbè cioè, l'avevo presa con filosofia e ho detto vabbè L'ho fatto per 25-26 anni, vabbè, insomma, l'ho fatto abbastanza. Se, se deve succedere, vabbè, ne fa niente. Cioè l'avevo presa con molta filosofia. Eh, e poi invece così non è stato, ma sono stato contento, per carità, che, che continuo a fare Crasti, sono comunque contento. Se, senti, il tuo rapporto con, con Torino Accolla, cioè come, come faceva a, a entrate nella testa in una maniera, poi come Crasti ovviamente, ma Torino poi con Homer come aveva qualcosa in più rispetto ad altri doppiatori? Ah, ah, Tonino era un personaggio particolare, eh, cioè, molta gente ci ha litigato, era un personaggio particolare, era comunque un bravissimo doppiatore veramente oltre la media, insomma, veramente molto 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 molto, molto bravo. Eh, faceva delle cose che non tutti facevano è veramente un grande doppiatore eh, ma allora eh, io gli devo molto perché lui grazie a lui che ho fatto questo provino e sono stato scelto da mediaset e, e dalla fox eh, tutto sommato non ci ho lavorato tantissimo eh, mi ricordo appunto una volta doveva dirigermi un turno di doppiaggio ma non venne in sale doppiaggio perché lui era noto per i suoi ritardi stratosferici. Sì. Per cui quel turno, mi ricordo, me lo so fatto da solo, questo per dire, che era la cosa che... Vabbè, quindi <ride> bra era bravo, però comunque aveva delle sue sfaccettature. Cioè, sì, ha era... sì, molte sfaccettature. Sì, però per carità, tanto di cappello perché era veramente un grande artista. Io, scusami Fabrizio, ma Vince mi ha fatto venire in mente un personaggio di cui ti chiederei un profilo flash uh, al volo che similmente ad Accolla ha, ha fatto un po' la storia del doppiaggio anche lui e che tu forse hai incontrato con Dragon Ball se ci sai dire qualcosa su Paolo Torrisi che io ho avuto fortuna di scoprire la sua storia grazie a un bellissimo video che ha fatto eh, il doppiatore di Vegeta però di stiamo sua... a parlare di Fabrizio, cioè stiamo su di lui sennò... no no no, guarda ma è, è, purtroppo è una collaborazione storica cioè, no, no, Drago, certo. no no certo è una No, purtroppo, eh, ti rispondo molto brevemente perché non l'ho conosciuto Risi, io lo, lo conoscevo da telespettatore per la voce di Grisù, per la voce di Armin Danguard, e... però non l'ho mai conosciuto perché lui lavorava a Milano e non ci siamo mai incontrati, proprio okay. nessuno dei due okay. eh, siamo incontrati, non ci siamo mai incontrati e poi è venuto a mancare... Sì, no, anche, ecco perché io mi sono permesso di chiedere solo eh, perché anche... Io no, 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 è un contorno, insomma. Certo. Grazie Tiziano. Uh, allora, uh, torniamo, non mi ricordo Fabrizio, torniamo, torniamo al discorso di prima. Mm, a parte Tonino, a parte Crasti, no, io ho nel cuore il Mignolo col Prof, penso sia già stato citato. Allora... Sì. allora come penso, non ci stavi seguendo allora? Certo, era ah, ovvio. Ah, certo ah, che stavi ah, seguendo, ah, ah, eh, tu fai fumetti e doppi fumetti. Io ovviamente non ti farò la domanda classica. Un consiglio, però per tenere duro, cioè veramente qual è il piccolo per tenere veramente? Perché? Guarda, io faccio tante cose. Scrivo, disegno, lavoro con i disabili e poi non c'entra niente. Ma va bene. Come si fa a tenere duro proprio averce, serve qualcuno, hai bisogno sempre di una ricarica? Come fai? Scusate, allora, come in tutte le cose serve eh, Sicuramente eh, un'abilità, la professionalità, l'allenamento, la fortuna, le giuste conoscenze, tutta una serie di cose. Eh, Ma per te stesso, più altro per te, proprio per te. Come hai fatto? Come ho fatto? Eh... Ma non lo so, sono le cose della vita. Un po' ci metti impegno, sicuramente, determinazione, un po' sono anche eh, i casi fortunati della vita, insomma. Ma diciamo tua madre, per quello che hai raccontato prima, cioè una figura fondamentale ah, nella tua vita. Beh, sì, è stata fondamentale perché lei comunque mi accompagnava, eh, era la mia gente, diciamo. No, eh. non, non, non era, comunque lei portava avanti, ero piccolo, lei mi ha portato avanti questo, questa professione. Lei che l'ha fatta, diciamo, fatta sbocciare e poi mi accompagnavano i vari provini, o set, poi più grandicello andavo per conto mio. Eh, però, però insomma, la mamma che fin da piccolo te, te spinge già quasi in culo. Io ricordo, di... ricordo che mio, madre, mio padre non era contentissimo di questa cosa perché diceva: no, però perde la scuola, suona di meno, eh, si distrae, eh, non gioca. Io in realtà, invece. Eh, ho avuto un'infanzia felicissima, devo dire. Giocavo ai giardinetti con, con gli altri bambini, giocavo mai con i boy, gli indiani, eh, facevamo le bande eh, rivali nei giardinetti. Come dicevo prima, però stavo anche eh, a casa a leggere tantissimi fumetti o a vedere tantissima televisione. Eh, come me, uguale, come eh, io ecco, devo dire i miei da questo punto di vista sono stati dei e grandi genitori in Italia negli anni 70-80 quindi quando ancora la televisione era educativa diciamo non si ah. diceva che si chiama male ecco mi è venuto sì. in mente poi vi lascio ragazzi l'ultima cosa avete parlato prima dei, eh, dei flistons no? che sono una, sì. una, diciamo, un archetipo dei, dei simpson ma io l'altro giorno anzi oggi con un amico mio notavamo la sigla dei jetson Ah, certo. Allora il papà dei Jetson è vestito uguale a Homer, cioè, è Homer. Eh sì. Sì, sì, è la sigla dei Jetson assomiglia a quella dei de Simpson ma Matt Greenick l'ha detto è, è fatto apposta, proprio e, la, la ripresa volutamente. E senti invece, lui, è sempre su questa cosa, eh, Grattacche che è fighetto? No? sicuramente te dica, lo presentavi te ma quanto eh, non so se tu conosci Mattioli certo cioè, studenti sì, sì, eh, secondo un te uno dei tuoi preferiti Mattioli eh, ma Groning secondo te ha rubato da Mattioli no rispondo io qua no no, no. chiedo a Fabrizio no allora ti rispondo io no no che poi da Mattioli sono quelle cose, circostanze eh, strane universali le idee, le idee che circolano <ride> Come diceva come dice spesso anche Alfredo Castelli, fecero questa domanda anche a Massimo Mattioli. E lui praticamente disse: Non lo so, non credo chi se ne frega. Va bene, no, no, eh. no? Lui ha. suo madre... Se posso dire da lettore, vediamo se condividete. Eh, visto che in questo caso siamo tutti dallo stesso punto di vista. Io credo che a parte per vendere qualche copia in più, quando in edizione, ha rifatto la raccolta di tutte le strisce dei Mattioli uscite sul Corriere. Lo stesso Mattioli giustamente differenziava le opere e secondo me la, è, è proprio diverso perché le opere di Mattioli tengono comunque un tratto che è molto personale. I Simpson sono riusciti a diventare, secondo me, mainstream o comunque nazional popolari, se non vogliamo usare inglesismi, perché hanno un tratto morbido, non voglio dire disneano, ma è stato fatto un compromesso tra quello che era il tratto originale di Matt Groening e un'animazione che fosse... Ad un bambino, sì, sì, sì. io non sì, sì. dicevo sì. questo, io no. dicevo, cioè, comunque, questa cosa del gatto e il topo. Se tu Mi guardi, a... io quando ho comprato un dei mattioli, ho fatto aspetta, ma io sta roba in qualche modo già l'ho vista. Solo questo, eh, non è, non c'è nulla di male. No, ma allora, io amo, com no, come idea prima è venuto Mattioli, in effetti, perché Squid Mouse è de... Però, scusatemi, ma allora prima viene Tom e Jerry. Scusatemi, ah, sì. certo, certo, certo ma è ovvio, ma infatti, io non sto. Certo. Infatti oh, mm, non era un'accusa, perché per me Groening è papà, cioè io se lo vedo, Groening lo abbraccio e dico, Daddy, cioè papà, Daddy, cioè che, de che devo fare? Quindi non è un'accusa, anzi se avesse rubato, avesse detto guarda sì l'ho rubato, a me avrebbe fatto ancora più piacere, quindi era una, una mia... Pensate che a Napoli Comic volevo... Con eh, dove un anno avrebbe dovuto venire Matt Krenig, poi insomma non venne, ma venne Phil Ortiz che è un animatore regista della serie TV. E ci siamo fatti a scambio di disegni siamo scambiati i disegni lui mi ha fatto un Crassil clown bellissimo che so eh sì, è bello questa è una bella chicca. l'hai preso da domani, qualche parte ma, ma, immagino eh. ah scusa ricca di no dico l'hai da... da qualche parte immagino il suo disegno no ce l'ho sulla cartellina tu, tu, tutti <ride> i disegni di grandi disegnatori c'ho Sandro Dossi c'ho eh, pazienza ah. Manara Magnus c'ho tutta una cartellina <ride> Ma questi due cattivoni, ma te l'hanno chiesto di fare un, un disegno oppure non si sono azzardati? Mm, ah, no, basta no, no, no. fa, fare un disegno, però non si vede, come, non saprei come fare. Guarda, no, se, tu lo, se tu lo vuoi fare, poi si scannerizza. Solitamente ah, ma, 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 Fabrizio e a chi ci segue, non ti abbiamo chiesto un'illustrazione perché di solito noi facciamo così a chi ospitiamo in nave, chiediamo un contributo per celebrare il collettivo. Diciamo che nel tuo caso, caso più che, che l'illustrazione, ci è sembrato già una grandissima fortuna. Io personalmente è una settimana che me ne vanto aver potuto fare un teaser trailer. trailer eh però io sono un maiale, io sono un maiale. No, allora, e... allora, io ve lo faccio volentieri, non ho capito, ma lo volete in diretta o lo faccio e poi ve lo, ve lo invito? Ah no, quando, quando, quando in diretta quando non è possibile te l'avremmo detto prima noi certo, certo. no anche perché in diretta non, non, no cioè, no no Fabrizio eh, puoi farlo no, quando no, vuoi eh, ovviamente eh, Sar però allora, sarebbe allora, bellissimo eh sì volentieri volentieri il tema è sempre tema, tema pirata poi puoi fare quello che vuoi tu perfetto va bene <ride> okay. eh, io sono stato più cattivo di loro eh. io purtroppo sono <ride> così eh. Allora, a me piace disegnare ogni occasione per me vai, è fonte vai. di piacere ma no, no se ma team sembra team. che appunto non ci avevamo pensato. Ma in realtà ti ringraziamo davvero, Fabrizio, perché l'unico motivo per cui non te l'avevamo proposto è che. Ci sentiamo già molto fortunati ad avere Crust in giù. E... Ma poi ci sto io che, 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 che sono cattivo e mi piace, insomma. Poi... No, mi piace disegnare, quindi... Detto questo, le... se non hai altre domande specifiche, Vince, chiederei a Ricky magari di raccogliere quelle della chat e provare a, ad andare verso una conclusione, perché immagino che noi staremmo tutto il pomeriggio. Ma è già più di un'ora e mezzo che teniamo questo povero uomo. Beh, guarda un paio. <ride> a, me, a me fa piacere, mi diverto. Guarda, più che domande, leggo solo un paio di commenti. Trashume scrive: I vecchi Simpson non si toccano, Matt Groening, amico barra fratello. E poi Carloca Loca De merda, ha scritto: Disegna! <ride> Quindi basta eh, cioè... è contento. No, però aspetta, sulla chat, quella di YouTube. Invece e... chiedono yes. che lavoro desideri fare più di tutti nell'ambito del doppiaggio, che potremmo definire il tuo sogno nel cassetto di cui saresti orgoglioso tutta la vita. Ah, boh ma non saprei. Un film. No, che ne so, dirigere un film Marvel, un, un film che ha a che fare con i fumetti, ecco, cosa mi piacerebbe. Può essere un Batman, un film Marvel, ma anche un Martin Mister. Oh, infatti oh. volevo, infatti volevo. Eh, esatto, mica male. Quindi se un giorno questo pazzo di Riccardo inizierà a doppiare eh. in maniera amatoriale dei fumetti di Martin Mister, te lo facciamo sapere. Allora. Sì, eh, beh, ci mancherebbe, ma certo che sì. <ride> Dovete. Allora, poi ti chiedono, sempre trasciume ti chiede, Fabri, dici la tua top 3 migliori doppiatori italiani di sempre. Eh, difficile, sono tantissime, sarebbero più di tre. Diciamo sicuramente eh, la voce di Bullyum di Jack Lemon, poi Lidia Simoneschi la voce di Grieg Bergman e poi terza metterei Maria Piedimeo la voce ah. di eh, Meryl Streep. Ma ho detto tre, ma ce ne sarebbero altri 20 perlomeno di, di grandi doppiatori o doppiatrici. È bello perché tu, uh, io uh, mi è capitato di sentire la storia di altri doppiatori storici, diciamo, da Emanuela Paccotto fino a altre appunto voci storiche de de della TV e de con cui siamo cresciuti. È bello perché tu, a differenza di altri, no non citi un maestro particolare che ti ha dato la sua visione, la tua impronta, in te si nasce, cioè si, si percepisce davvero un percorso che ha mischiato. Tante passioni diverse, questo è molto entusiasmante da sentire. Eh, sì, guarda, per quanto riguarda il doppiaggio, in realtà io assorbo un po' da tutti. Poi quello che poi riesco a tirare fuori non lo so, non sempre eh, vieni fuori del succo commestibile per restare in questa analogia, però appunto io, io tuttora che sono tanti anni che faccio il doppiaggio, non mi stanco mai di sentire la televisione, fare attenzione a come quel doppiatore o doppiatrice dice quella battuta. Perché poi accumulo e servirà anche a me, magari più avanti, eh, per ritrovarmi nello stesso mood e fare la battuta in un certo modo. Me la studio, non so come dire, me la voglio assorbire. I miei maestri quindi sono stati un po' tutti, se vogliamo, ma io devo molto a un grande doppiatore che è Willy Moser, che era la voce fino agli anni, anni '70 di Kermit la Rama. Ah, sì. <ride> wow. Oppure di eh, eh e io devo molto a lui perché lui appunto mi, mi chiamava insomma a fare i cartoni animati che lui dirigeva e quindi ho fatto Goldrake, ehm, cosa ho fatto con Billy? Mila e Shiro e eh, tantissime cose e eh, un altro direttore di doppiaggio, è Rino Mencuccini che non era un doppiatore, era solamente un direttore di doppiaggio, Burbero Massevero al quale però eh, devo molto e mi piace sempre ricordarlo. Insomma. Burbero Massevero, oh. ah no, sì, sì no, <ride> volevo dire sì. burbero, ma ironico, eh. no, però bello. Ah, no, burbero no, Massevero ve ma lo, lo ma vedo, eh. Sì, sì. Burbero Massevero, questa immagine che ci eh, dà su. Un timer in testa, però no, io ti ringrazio, Veramente, Fabrizio. Fabrizio. È stato un onore parlare con te. Eh Per no, eh, me sono... è stato un piacere, guarda, stato veramente un piacere stare qua. E se non guarda, ci Guarda, sono... guarda un po' di c'ho dietro Fabrizio. Ce l'ho anch'io. Ah, vedi? Ce l'ho anch'io. E, e sappi che di questa immagine esiste anche una maglietta. Davvero? Che io avevo e adesso o non mi sta più o l'ho strappata, l'ho persa. Io vorrei mettermi, sai cosa? Vorrei mettermi un pento dal <ride> Sarebbe bellissimo. Una di quelle immagini. Cioè, ce l'ho sul, sul ce fumetto, ma grande, non l'ho ancora trovato. Devo dire evocare... un di pazienza. Fammi da me senti, no, no. no posso... voglio senti, senti eh, fammi sentire, Fabrizio. Evocare... Non ci sovrapponiamo. Scusa, eh, Vincenzo. Dicevo su pazienza che personalmente, se io dovessi scegliere invece un'illustrazione, secondo me quella che valorizzerebbe di più il suo tratto come quadro, è la prima tavola della sua storia breve medievale, che c'è un ah, utilizzo ella, di colori sì, che io bella sì, molto sì, bello bella, 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 bella. Io di pazienza ho una maglietta con eh, ecco. un tipo con la faccia coccodrillo, perché stavo dicendo, alle, tanti anni fa, negli anni Ottanta parlo, eh, andavo al liceo a Roma, a Via Cola di Rienzo, c'era un negozio che si chiamava Energie, Ah, certo. era a via, via del corso o manca ancora di Rienzo e non mi ricordo quale insomma casa d'abbigliamento ha fatto una linea con i segni di pazienza e c'erano i boxer c'erano le magliette eh, le tazze addirittura mi sembra Io mi ricordo che c'era la maglietta con la tipa sullo squalo e questa ho comprato io con, con eh, con un tipo con la faccia verde. Sì, col coccodrillo, sì, ho capito qual è. Sì. Era una vignetta satirica, mi sa. Sì, 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 sì. No, no, e... Fa... e quindi me le comprata comprate, queste magliette che erano belle. Poi io sì. all'epoca andavo a tutt'ora, insomma. Senti, io ma la consiglia a qualche fumetteria, fatica. Fabrizio, a Roma? Qualcosa dei veramente... dici, Qua non puoi non andare. Eh, dipende che genere ti piace. Io, io vado con... spesso. Underground, anni 70, ah. anni 80. Eh fantascienza di Moebius. guarda forse la casa del fumetto a via Baldo e gli Ubaldi ah, eh. che c'ha diverse chicche. insomma beh, la salutiamo eh, la ci eh, vedremo eh. appena riaprite eh, ciao, ci vediamo ma no, no è aperta, è aperta. Ah, Oggi beh, no, no. Ma. a proposito no, ma. Fabrizio visto che dici che ti sei trovato molto bene con noi oltre a ringraziarti magari in futuro se tu avrai dei progetti a cui tieni particolarmente o se noi avremo magari degli argomenti che sono specificatamente come quelli che abbiamo toccato oggi, noi avremo veramente piacere a rinvitarti. E così con la scusa presentiamo anche il disegno che magari ci hai preparato. Esatto, eh, io, sì, sì. Eh, non posso che dare il mio senso, perché veramente è piacevole. Anche perché ricordiamo dal nostro canale, non dal nostro video, partirà la campagna per il vero mignolo, Nacchio non è Nacchio. Senza Ma, no. Bisogna vedere se ce la farò ancora a doppiarlo, perché è faticoso un bel po'. Nel dubbio noi mandiamo Ma avanti la, la battaglia politica. Come e poi mi stanno levando tutto, non, non dirigo più Evangelio, non dirigo più Stanze Gate, non, eh, non dirigo più un'altra cosa, non dirigo tutto. Mi stanno levando, Vabbè. Tra l'altro, alla fine siamo riusciti a glissare, nonostante in chat abbia ah, che... <ride> la grande questione dell'adattamento di Evangelio. No, non io... non ho... Visto che era stata citata, dire due parole in proposito per chi chiedeva, eh, cosa chiedevano. Chiedeva, ci dicevano andiamo a avvisare Cannarsi in maniera ironica come sì. per sottolineare che insomma anche <ride> loro che l'adattamento di Cannarsi aveva qualche problema. Beh, beh, è noto a tutti che abbiamo due visioni differenti del, dell'adattamento io e Cannarsi. E, e, boh, poi insomma come dire, poi i fatti eh, hanno parlato e Evangelio è stato ritirato dalla piattaforma perché i dialoghi non funzionavano. E poi è stato riadattato e ridoppiato. però è una chiave di lettura che ho letto su... quando hanno intervistato Cannarzi. Eh. La sua la chiave... chiave di lettura, no? Cioè, oggettivamente, oh, hanno no, no. no? Nel senso, lui afferma che la, il suo metodo di adattamento che non... lui rivendica di non aver fatto scuola, eccetera, è frutto di un adattamento. Come intende i dei chi hanno a Evangelion. Il problema è che se puoi fare questo ragionamento con Totoro per far capire la differenza di linguaggio tra gli anziani e i bambini, non lo puoi applicare a tutte le produzioni Ghibli o tantomeno ad altre produzioni. Diciamo, secondo me, il limite grosso che ritorna anche su che qual è il significato dell'adattamento che ci dicevi all'inizio, perché esatto. poi veramente, però faccio veramente il polemico a questo punto, visto che siamo rimasti un po'. Ma sì, 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 dai. Eh, anche perché tu vieni citato, no? L'unica controversia per cui vieni citato dalla tua pagina Wikipedia è una controversia ah, sul sì. di Gundam ah. Z, una serie che tra l'altro è la mia preferita. Di no, allora, allora, ecco, colgo l'occasione per... Allora, eh. vi narro l'episodio, l'aneddoto. Eh, ti, ti dico che cosa, perché ecco... Dice, su Wikipedia viene riportato che teoricamente tu sei stato accusato in quel caso di un adattamento non troppo fedele in vista di una comprensione, secondo te, quanto riportato da Wikipedia, maggiore del significato politico, che sarebbe in questo senso l'esatta dimostrazione del concetto che abbiamo appena detto. Sul perché non va bene l'adattamento, diciamo invece molto dogmatico, di cannarsi, e, allora, è allora diatriba no. qua che si inserisce questo episodio? No, adesso, adesso mischiamo due cose insieme, eh, mh, mh, rapidamente, per quanto riguarda Gundam, eh, questa cosa era successa, che arrivavano i copioni in inglese e mh, tutta la filosofia, secondo gli inglesi, di Gundam era che i terrestri erano cattivi perché buttavano le cartacce per terra e quindi eh, tutto un discorso ecologico, la terra si sarebbe distrutta perché l'ecologia... Qui e, là, e quindi eh, l'esercito di Zion eh, minacciava i terrestri perché erano cattivi perché buttavano le bucce per terra o le cartacce e i bambini ah 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 non si fa. No, Tomino non ha scritto sta boiata qua eh, per i bambini degli anni 80. Eh, Tomino eh, io già avevo precedentemente doppiato il primo Gundam, per cui la storia la conoscevo. In questo caso, era, era Gundam Zeta, in questo caso io non avevo, il non avevo il copione giapponese, non sapevo in quella scena, in quella determinata scena, perché di una scena si parla, eh, non sapevo che cosa dicevano in giapponese, ma di sicuro non dicevano ah, ah brutti terrestri avete buttato le cartacce eh, in terra. Sicuramente no. Allora mi sono, in questo caso, non adattato, inventato un dialogo che si conformasse alla filosofia dell'esercito di Zion, per cui uno stato, un esercito tutole, tut, totalitario e di stampo, diciamo, fascista, se vogliamo. Certo. Me lo sono inventato, però nel contesto ci sta, l'esercito di Zion è sicuramente, come dire, sopraffavi terrestri, non a caso facevano Zion da qui uno insomma, delle idee se ne fa tutto qui. In questo caso, ho inventato. Ma secondo me, avendo comunque un, una linea come dire, fedele all'originale. Fabrizio Poi, a me è che... piaciuto molto il disegno che ti ho condiviso, quello con il punto e la virgola per gli adattatori, <ride> esatto, secondo esatto. me quello dice tutto, cioè proprio quello è sintetizza. Purtroppo non è uno scherzo, io spesso mi, capita, mi capitano copioni dove non ci sono né punti né virgole e voi capite bene che è bene affaticarci. Riccardo lo sa bene pure, Riccardo no? Io non ho mai scritto un copione, quindi. No, però ti ricordi che abbiamo letto insieme quel quello? Ah, della... sì, 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 e mancavano virgole, mancavano sì, punti, sì, sì. Abbiamo... Senti, e noi ci conclu... no, concludo la cosa che dice qualchiero: ma gli do perfettamente ragione mm. ha ragione, ma per carità bisogna essere fedeli all'originale, cioè non bisogna cambiare ehm, il senso della frase o, o il contesto. Ma grazie, cioè sì, <ride> è, 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 siamo capaci tutti a dire questo, ci vuole poco, ha perfettamente ragione, ma questo non vuol dire però che tu non debba rendere eh, il contesto originale, eh, tu non debba rendere comprensibile al pubblico, che non vuol dire snaturare le cose, però il pubblico lo deve capire, deve anche capire se io adotto un linguaggio furbito e difficile... È proprio da, 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 un, un registro linguistico vero e proprio. È registro, esatto, il registro linguistico. E poi è il discorso che ci ha fatto quella ragazza in chat quando parlava delle traduzioni letterarie, dicendo che un testo originale va riadattato in base alla cultura dei riceventi. Questo, secondo me, eh, è il passato eh. che manca in alcuni lavori. Di cannarsi, che si può. Ora, ora il telespettatore, il fruttore, può anche. Può anche fare un minimo sforzo, perché, che non so, se c'è qualcuno che parla in modo aulico, allora eh, lo faremo parlare in modo aulico. Ma non può essere tutto il film, qualsiasi film, eh, proprio un registro linguistico faraginoso, eh, non può essere è impossibile. È impossibile. Vuol dire rovinare un'opera e che non la rendi fruibile al pubblico che poi per un discorso di caratterizzazione andrebbe ad, anche ad appiattire tutte le personalità person de... esatto esattamente Poi è tra è che le libri infatti parlano tutte come un'anziana degli anni 50 e magari non tutte hanno quel tratto caratteriale diciamo. adesso sto banalizzando sono proprio rivolti a, a, ai bambini soprattutto ma anche a, a un pubblico diciamo popolare a tutti, a, alle famiglie e quindi è fruibile a tutti, cosa che... cosa che non sempre avviene per alcune opere, insomma. Esaustivo penso al massimo. Adesso anche gli haters di Wikipedia o i lovers di cannarsi hanno una risposta esaustiva. No, un le mie boiate sicuramente le ho compiute nel, nel corso della mia carriera. Eh, per carità, eh, ci sta, normale, <ride> normale, più che normale sì per carità eh, però non sono... Il non, so. non sono queste io ehm, non le dico ma ci sono grazie veramente grazie, grazie. grazie. E, <ride> noi ti ringraziamo ancora per uh, la tua presenza di, per oggi e m, volevo ricordare gli appuntamenti eh, per quanto riguarda eh, tutto quello che sarà il nostro calendario nelle prossime settimane e m, se voi Tiziano e Vincenzo Volevate un attimino fare un piccolo Scursus su, su quello che sarebbe stato il, uh, I prossimi ospiti del, um, Nelle prossime trasmissioni eh, Prego Se no andiamo in chiusura Ma Facciamoci seguire nei canali Social dove facciamo Anche. Gli annunci per bene con le grafiche Tanto tra il Kraken I fumetti, i video, abbiamo un sacco di ospiti Non vi preoccupate No abbiamo, tra, abbiamo giovedì prossimo Lo posso dire Abbiamo Giulio Rincione, disegn... disegnatore e insegnante della scuola di Palermo del Fumetto. E poi in futuro avremo Noemi Parente, una, disegnat una disegnatrice molto brava, tra l'altro coinquilina del, del, del mio amico, collaboratore, sceneggiatore e regista, con cui però che sta qui ma non si vuole far vedere. E insomma, poi a molti altri che non vi spolereremo almeno per spasso col Kraken. Poi, per, per um, un video un'avventura, lascio la palla a Riccardo e a Tiziano. Insomma, e intanto, io Fabrizio, io ti volevo ringraziare. Eh, però è colpa tua per, mio, per la mia ciccia cioè, <ride> non so se c'è un rimborso da qualche parte allora che tu vedi Simpson e mangi nel frattempo sì, che vedi sì, Simpson mangi perché diventi come Homer cioè Homer è diventato una specie di mio Homer e Homer Christ Bart, erano i tre pilastri anche io ero più matro quando ho cominciato i Simpson eh, avevo eh, sì. <ride> <ride> anche più capelli eh, ma guarda, io lasciamo perdere eh, Fabri, ne riparliamo tra una decina d'anni. Io ho visto che eh, c'è stata insistenza al riguardo, un, un ospite che dovremmo avere, anzi un paio di ospiti che dovremmo avere tra una decina di giorni. Li dico, ma perché secondo me potrebbero interessare anche Fabrizio, davvero lettore di fumetti, eh, che ci ha, come ci ha dimostrato. Se tutto va bene, dovremmo avere gli autori del primo crossover. Tra Zagor e Flash, e quindi il primo Bello. Crossover con LDC, e che non poteva che cominciare dal primo vero supereroe italiano, e quindi Zagor. Se ti farà piacere, avremo gli autori insieme e quindi sicuramente avremo modo di approfondire tutto il percorso. Fabrizio, portato... appena faccio qualcosa di nuovo te lo dico Ah, scusa, Fabrizio. No, no, dico vi seguirò allora perché mi interessa. Ti manderò appena appena le facciamo io e il mio, il mio socio da spasso kraken Stiamo per fare delle strip eh, o delle tavole. Non so se faremo strip o tavole. Comunque te le spammerò. Mi, ti chiedo scusa da adesso, <ride> va, bene. va bene? Va bene, adesso lo stiamo sì. ufficialmente rimbambendo, Riccardo. Liberalo. Direi che prima che lo. Completamente afono a, a qualsiasi cosa, <ride> veramente. Grazie, Fabrizio. Signori, speriamo che avremo tante occasioni. No, è stato... stata una, una domenica piacevole. Grazie, grazie a All voi. Bello, veramente di... aspettiamo eh... il disegno. Fabrizio si si tema grazie. per il premio. E seguiremo grazie. con attenzione anche l'evolversi dei tuoi prossimi lavori, visto che abbiamo avuto modo di capire come nascono. Grazie, perfetto. Grazie a voi, ragazzi. E a presto! Ciao a presto. Fabrizio, grazie ciao, a te. Ciao ciao ciao, ciao, ciao! Ricky ringrazia Fabrizio subito, a parte, e senza che ci parliamo anche noi.